Dimenticata la sconfitta quella con gli Atomic, gli Spurs tornano a fare gli Spurs, giusto? Ma sì. Questa partita diciamo che si è ridotta sul filo di lana alla fine, tipo, non è che risultato è bugiato. Risultato 4-1 sembra largo, insomma, in 5 minuti poi abbiamo perso. Poi mancava Erao senza difesa, oggi abbiamo... Cambiate spesso comunque formazione, sì, abbiamo notato questo. Per esempio oggi avete fatto debuttare sì. Disazio Gabriele, ex sì. brasileiro, eccolo qua. Sì, ha giocato bene. E tra l'altro si sta formando un po' di Brasileiros in questa squadra. C'è un po' di Brasileiros, un po' di Showtime, un po' di Bayern. Bayern. Fantasista. L'altra volta diciamo che senza cercare alibi eravamo un po' senza difesa. Oggi comunque... Oggi abbastanza solidi siamo stati. Al solito subiamo il gol... Il classico, l'unico gol inutile della partita. Non per colpa di Trivela, vero? Non per colpa mia. Comunque è tornato Ciaravella. Sì, è importante. La sua assenza, diciamo, sì. si è sentita. Ma si è sentita, dico, sia perché lui che è bravo, sia perché mancava effettivamente un difensore. Che reggesse, il difensore che reggesse un po' la difesa, per questo... Abbiamo subito, però insomma l'altro è piaciuto bene, la partita è stata dura perché l'arbitro ci ha informato all'inizio, insomma, che avrebbe fatto correre. Quindi... Arbitraggio all'inglese, diciamo. Sì, insomma, si è arrischiato di vedere gambe e tibie che volavano, insomma la partita è stata alla fine dura ma corretta. Vabbè, comunque questa vittoria ci voleva perché venerdì, quindi anticipo, c'è lo scontro diretto con gli Elfish. Sì, sì, sì. Elfish che sono in gran forma. Voi come vi presenterete a questo match? Loro sono favoriti? Noi siamo un po' sempre rimanere. Sempre in cerettati. State pensando come fermare Kocilov oppure temete di più, diciamo, la squadra in generale? Diciamo che non li conosciamo più bene. Cioè, sono sappiamo che forti, dico, non è che c'è. Sì, Kocilov è fortissimo, che ha fatto un sacco di gol. Ma speriamo che si fermi lui e che diciamo, di essere bravi noi. Speriamo bene. Insomma, poi se loro che hanno fatto hanno vinto 4-1 contro i Mojitos, credo. Quindi 3 punti sani hanno fatto. Sì, sì. Con un'inizione Quindi comunque sarà un bel match. Ma chi vince, diciamo, è Serie A. Infatti. Sì, chi vince forse in Serie A proprio. Sì. Vabbè, se vincono loro, capito, siamo là di un punto. Se vinciamo noi. Beh, comunque ci saranno sicuramente Atomic alla finestra. Penso anche gli, anche gli Spartans. Va bene. Hanno vinto, sì. Quindi voi dite che sono loro i favoriti. Ma nettamente, cioè, sì. Noi cerchiamo del pareggio. Noi siamo una squadra nuova, loro sono dall'anno scorso che arrivati, infernali. Va bene. La stagione di assestamento classico. Allora, in bocca al lupo per venerdì. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.